Un buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente dedicata all'emergenza Covid-19. Sono le ore 14 e da questo momento in poi i comuni della Valfino non sono più zona rossa. Poco fa, infatti, il governatore della regione Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza di revoca della misura. Andrea Costantini. I comuni della Valfino escono dalla zona rossa. Questa mattina il presidente della regione Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza di revoca della misura restrittiva per i comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita e Montefino ed è efficace dalle ore 14 di oggi. La revoca della zona rossa fa seguito alla relazione presentata dalla ASL di Teramo. L'andamento epidemiologico mostra, si legge nel documento dell'azienda sanitaria, in particolare negli ultimi giorni di questa settimana, un sensibile decremento dei casi Covid-19 positivi e la diminuzione nel complesso dell'attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per Castiglione Messer Raimondo e Castilenti, nella popolazione del predetto territorio. Ciò in associazione al numero di guariti dichiarati nell'ultima settimana. In conclusione, pur non ricorrendo più ad oggi, sotto il profilo igienico-sanitario, nei comuni della Valfino le condizioni di zona rossa, proseguiranno le attività di prevenzione territoriale anche nei predetti comuni da parte del Dipartimento di Prevenzione e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in modo particolare l'effettuazione dei tamponi e la sorveglianza sanitaria. Già ad inizio settimana un altro comune della Valfino, l'unico del comprensorio facente parte della provincia di Pescara, Erice, era uscito dalla zona rossa assieme ai comuni Vestini di Penne, Civitella Casanova, Farindola e Montebello di Bertona. 2 giorni fa revocata la medesima misura per Caldari, frazione del comune di Ortona. I bar saranno gli ultimi, tra gli ultimi a riaprire. Questa è tra le categorie più colpite dal lockdown e ora Assoturismo chiede aiuto alle istituzioni. Giuseppe Dintino. Il lascito del coronavirus per i bar tradizionali è sostanzialmente devastante. Si è chiuso per primi, si apre per ultimi, con probabilmente una serie di prescrizioni che ancora non conosciamo, ma che saranno sicuramente molto, molto forti, molto, molto stringenti, e con la prospettiva di avere i prossimi mesi come minimo con un lavoro molto difficoltoso. Il settore del turismo e degli esercizi commerciali è uno dei più colpiti dall'emergenza coronavirus. I bar probabilmente saranno tra le ultime attività a riaprire e sicuramente non tra poche difficoltà. Le attività riapriranno, per aprire riapriranno. Sono particolarmente preoccupato per questa categoria perché se non verrà accompagnata nei prossimi 6 mesi con aiuti fiscali, con incentivi, con condoni, con aiuti veri e propri economici, la categoria rischia di perdere il 50% delle proprie attività. Ci saranno dei costi per i presidi personali, per le sanificazioni, per il distanziamento, ma soprattutto quello che ci preoccupa è il lungo tempo che hanno avuto i nostri clienti per cambiare, tra virgolette, abitudini. L'emergenza quindi potrebbe aver cambiato radicalmente le nostre abitudini, con un forte impatto sui consumi. Fare la colazione al bar potrebbe non essere più la stessa cosa. E adesso ci troviamo di fronte a un cliente che vedrà il luogo di aggregazione, il bere il caffè in compagnia, dopo una pratica, o si trova un amico, entri per bere un caffè o mangiare qualcosa, una brioche o quant'altro, già verrà, diciamo così, verrà visto male, per cui avremo di fronte delle persone che con tutta probabilità avranno cambiato abitudini e altre persone che invece avranno paura ad entrare nei locali. Gli aiuti economici previsti dallo Stato non sono sufficienti a far fronte a tutte le spese e occorreranno ulteriori misure affinché i bar sopravvivano al lockdown. Come minimo ci aspettiamo un periodo di accompagnamento fiscale da parte dello Stato e non può essere diversamente perché sarà sicuramente la categoria più falcidiata. La Regione nel suo ordine e grado potrebbe e dovrebbe intervenire immediatamente con, noi avevamo proposto un aiuto a fondo perduto tra i 5 e i 10 mila euro per le piccole attività come Confesercenti e Assoturismo, ancora non c'è stato, vediamo se ci sarà.
Tamponi per tutti gli ospiti della casa di riposo Santa Rita di Atri della ASP numero 2 della provincia di Teramo. Gli operatori della ASL stanno effettuando su tutti gli utenti e gli operatori addetti ai servizi la prova tampone prevista per fronteggiare l'emergenza coronavirus. La struttura adriana è stata già blindata dalla fine dello scorso febbraio con una serie di misure restrittive di prevenzione sanitaria. Bloccati infatti tutti gli accessi e le visite esterne, ingressi consentiti solo agli operatori muniti di dispositivi di protezione che la stessa ASP ha provveduto a fornire. In questi giorni le dotazioni protettive sono state ulteriormente incrementate con la consegna di 700 paia di guanti monouso, 1600 mascherine chirurgiche che si aggiungono alle 500 già fornite in precedenza, di cui 100 di tipo FFP2, 30 visiere, un termoscanner, piantane con gel igienizzante e flaconi per ricarica posti agli ingressi dei singoli piani. La struttura è monitorata minuto per minuto, ha dichiarato il presidente della ASP 2 Luca Di Pietrantonio. Giorno per giorno è un ulteriore tassello di questa strategia di prevenzione e la richiesta di esecuzione di tamponi fatta all'ASL di Teramo, che ringraziamo per la collaborazione. E adesso andiamo in diretta in esterno, come di consueto, come ogni giorno, da Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche al primo cittadino di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Buon pomeriggio ad entrambi, vediamo come si evolve la situazione in un comune come quello di San Giovanni Teatino. Buon pomeriggio a voi, grazie Jacopo Della Linea qui dal palazzo del comune di San Giovanni Teatino, come hai ricordato giustamente tu, con il primo cittadino Luciano Marinucci. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora la prima domanda è d'obbligo: qual è la situazione ad oggi nel comune di San Giovanni Teatino? Oh, ecco, siccome siamo distanziati, mi tolgo la mascherina che posso dare meglio questi dati, perché approfitto delle vostre telecamere proprio per dare specificatamente i numeri che oggi riguardano intanto un focolaio che abbiamo attivo nella RSA di San Giovanni Teatino, che con 41 persone, di cui 11 dipendenti e 30 tra residenti nella struttura. 33 sono ancora diciamo contenute nella struttura, ma in controllo e attualmente negativi. Gli altri sono stati postati in ospedale nel centro Covid, e degli 11 dipendenti 2 sono di San Giovanni Teatino. Quindi noi partivamo da una posizione di 23 positivi sul territorio e quindi diciamo che eravamo abbastanza contenti, ne aggiungiamo 2. E abbiamo un deceduto storico che non è da ricondurre alla RSA di San Giovanni Teatino e 15 in quarantena, quindi dei 15 in quarantena uno finisce il 25 aprile, 4 finiscono il 27 di aprile, 3 finiscono il 4 maggio e 7 finiscono il 6 maggio. Ecco, questa è una polemica che vorrei aprire, perché i 7 che finiscono il 6 maggio sono i familiari dei 2 residenti di San Giovanni Teatino. Io sono risultato antipatico, invadente, probabilmente mi sono stati attribuiti diversi aggettivi, ma dal primo giorno che avevo sentore che potesse nascere un focolaio, una struttura sanitaria, così come è accaduto in tutta Italia, ho chiesto più volte agli organi competenti attraverso delle PEC di portare questo problema a ricondurlo a un isolamento attivo di tutti i dipendenti, o nella struttura o di portarlo negli alberghi del territorio. Voi pensate che se a livello regionale tutte le strutture alberghiere fossero diventate una caserma per tutti gli operatori sanitari che sono negli ospedali, e li avremmo accolti negli alberghi, quindi la protezione civile se ne sarebbe fatto carico, avrebbero fatto un percorso di sanificazione per arrivare alle camere e ovviamente non avrebbero portato il virus anche a casa, perché le positività ultime, le 7, sono strettamente collegate agli operatori che stanno sul territorio. Ecco, purtroppo si capisce che è difficile. Quando ha fatto questa richiesta, che cosa le è stato risposto? Se ha avuto risposta. Allora, ovviamente queste richieste io le ho fatte direttamente alla ASL, ne ho discusso con i responsabili che avevano già un protocollo attivo, quindi questa sarebbe stata una particolare attenzione che sicuramente sarebbe dovuto portare su un tavolo, diciamo, superiore a quello che è un intervento diretto per arginare questo Covid. Ovviamente è la mente che ci fa pensare che le persone che oggi vanno negli ospedali poi hanno una vita sociale e tornano a casa, e aver contratto il virus, e sapete bene
benissimo che dei 26.000 morti in Italia, molti sono operatori sanitari, sono infermieri, sono medici, ma molti sono anziani. La media nazionale è di 80,3 anni, voi immaginate che cosa abbiamo perso? Abbiamo perso una generazione che è la memoria storica di questo paese. Immaginatevi un focolare con tre bambini che ascondono i raccolti del nonno, oggi questo nonno non c'è più. Anzi, questa mattina mi ha chiamato una delle più grandi concessionarie del territorio e quella mi ha detto che il problema per loro è che tutti gli acquisti delle macchine a garanzia venivano firmati dai nonni, che erano i pilastri dell'economia della famiglia, che con le pensioni sosteneva anche questa condizione di disagio sociale che è la disoccupazione giovanile o dentro le famiglie. Quindi un problema molto più grande di quello che è un virus, che sicuramente cambierà tante di quelle abitudini, sia sociali ma economiche, di questo territorio. Sindaco, tra l'altro, a beneficio anche di coloro che ci ascoltano, dobbiamo dire che la struttura sanitaria di San Giovanni, come così è stato diffuso attraverso un comunicato, ha già provveduto ad attivare tutte le procedure sanitarie previste e a organizzarsi proprio per far fronte alla situazione. Tra l'altro, come diceva e sottolineava anche lei in precedenza, è stato già disposto il secondo tampone per tutti gli ospiti e per gli operatori, questo proprio per completezza di informazione. Ma sicuramente sì, ma anche perché questo è previsto proprio nel decreto che è stato emanato sia dal governatore della regione Abruzzo ma al DPCM nazionale. Esiste un protocollo da adottare per evitare che il virus entri in queste comunità ristrette. Ovviamente la pericolosità che il virus entri significa che poi se entra diventa molto più vulnerabile e si creano i focolai, cioè quello che è successo a Villa San Giovanni, ma quello che è successo un po' in tutta Italia. Io l'altra sera ascoltavo un servizio di una trasmissione importantissima su una RSA di Lecce, una strage. Ora, questi numeri probabilmente non si avvicinano a questo, ma e mi auguro che rimangano così, come mi auguro che non ci siano recrudescenze su quelli che sono usciti fuori dal coronavirus e oggi sono tornati non liberi in società perché c'è ancora restrizione, ma sicuramente sono dati scientifici che vanno comparati, che vanno studiati da chi lo deve fare, insomma. Prima di allargare il discorso, Sindaco, sulle altre questioni riguardanti questa emergenza sanitaria, restando sull'argomento specifico, lei ha avuto modo di parlare, di rapportarsi con la direzione della RSA di San Giovanni Teatino? Io ho scritto ovviamente, principalmente i primi interventi erano telefonici con la direttrice e diciamo che c'era anche abbastanza entusiasmo per quello che succedeva in Italia. La stessa me l'ha riferito così come l'ho detto adesso. Purtroppo qualche giorno prima che si creassero questi problemi, visto che mi era arrivata una comunicazione alla ASL con 4 positivi in via Monte Bondone, io che conosco benissimo il territorio, via Monte Bondone 2 e la RSA, quindi ho scritto immediatamente una PEC alla Protezione Civile, al prefetto, al governatore e alla ASL, dove ho rappresentato elementi di pericolosità perché 4 sono sicuramente già un dato sensibile e purtroppo sono stato un profeta di questa vicenda e me ne dispiace tantissimo, ma ovviamente conosco il problema perché ho origini sanitarie nel mio percorso lavorativo, quindi so che cosa succede a livello epidemiologico quando si mettono in atto queste procedure. E ovviamente oggi i dati di cui ho parlato poc'anzi parlano di un focolaio di infezione e mi auguro che si fermi qui. Sindaco, allora, prima di coinvolgere nuovamente anche il collega Jacopo Forcella da studio, volgiamo lo sguardo, la mente anche a quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Ovviamente tutti gli interessi sono rivolti a quello che accadrà dal 4 maggio in poi. Vi state preparando, vi state organizzando come amministrazione comunale per questa cosiddetta fase 2? Allora, intanto voglio tranquillizzare i miei cittadini che non saremo una zona rossa, perché il fenomeno, il focolaio è circoscritto in una struttura, la ASL e la struttura stessa ha messo in atto tutti i provvedimenti necessari per far sì che questo momento venga gestito in totale distanza tra il territorio. Ovviamente i due infetti che abitano su San Giovanni Teatino hanno generato da parte nostra una leggera preoccupazione, perché oltre ai familiari immaginiamo anche un percorso di vita sociale e quindi diciamo che la ASL, alla quale oggi ho rappresentato questa mia preoccupazione, allargherà un pochettino le maglie del controllo, specialmente in quei soggetti che abitano nei condomini. Ecco, oggi non voglio allarmare nessuno, però mi sembra che ci sia nel protocollo anche questo. Noi ovviamente possiamo fare tutto quello che ci viene imposto attraverso i provvedimenti che il governatore della regione Abruzzo fa, perfezionare i provvedimenti che fa il governo. Il sindaco non ha un'autonomia di
scelta nel gestire le riaperture e le chiusure. Le apprendiamo, quello che cerchiamo di fare è di mantenere alto il livello dell'attenzione su questo problema, perché voglio ricordare anche a chi fa politica e quella più spicciola che stiamo trattando di un governo, di un problema mondiale, stiamo parlando di una pandemia, ed è quindi bisogna portare molta attenzione quando si esce con delle affermazioni, delle esternazioni, perché potrebbero irritare la mente delle persone che stanno a casa e che da 45 giorni non escono di casa. Jacopo, a te la linea per qualche altra considerazione, prima ovviamente di salutare il sindaco di San Giovanni Teatino. Sì, no, io volevo chiedere al sindaco, tornando un po' sull'argomento, ecco, quali sono adesso i numeri complessivi all'interno della RSA, ecco. Attualmente ne sono 41, l'ultimo è arrivato questa mattina, e tra i 41 parliamo di 11 dipendenti e di 30 ospiti che sono stati mano a mano trasferiti nel centro Covid di Chieti. I dipendenti invece sono, mi sembra, 10 a casa e uno è ricoverato in terapia intensiva a Pescara, ma mi dicono che gode di ottima salute. Quindi sono quei fenomeni classici che si hanno quando si entra a contatto con un focolaio di infezione, insomma. Quindi stiamo parlando di 41 persone che si andavano ad aggiungere ai 23 già presenti sul territorio ed erano in parte già operatori sanitari o persone che erano entrate in contatto col virus in modi veramente incomprensibili, insomma. Ecco, io volevo chiederle da primo cittadino, perché in questi casi spesso un sindaco è, diciamo, l'uomo della prima linea, ai voi, soprattutto in queste circostanze. Ritiene di essere stato ascoltato ed essere all'interno di una cabina di regia che in questo senso ha funzionato come meglio non si poteva, oppure si poteva fare qualcosa di meglio? Guardi, io credo che la ASL abbia svolto appieno le loro funzioni, e ho avuto più volte incontri, diciamo, rapporti telefonici col governatore che ha fatto da mediatore a questa situazione, e sulla quale non sono stato assolutamente ascoltato né da nessuno, dico, perché poi i fatti parlano per la realtà di cui stiamo discutendo, e che i dipendenti andavano ristretti nella struttura in attesa che arrivassero i tamponi o venissero portati tutti in una struttura al alberghiera anche sul territorio, ma se non volevano favorire una struttura del territorio, in una struttura alberghiera fuori dal territorio, l'importante è che venissero circoscritti in un ambiente unico e non farli tornare in famiglia, perché ovviamente la positività del soggetto ha trasferito un livello di attenzione tale, e mi auguro che rimanga tale, nelle famiglie dove oggi ci sono famiglie ristrette a casa. 7 persone, per esempio, dei 2 positivi di San Giovanni Teatino stanno a casa e hanno avuto quello che purtroppo non meritavano. Noi, per queste famiglie, ovviamente stiamo mettendo in campo tutto quello che c'è possibile con la Protezione Civile, con la Croce Rossa, per assisterle, e con la società gestione servizi, che preleva i rifiuti organici e non assimilabili a quelli normali, insomma, vengono trattati diversamente. Sindaco, perdone, per chiudere questo collegamento con un, diciamo, per quanto possibile, il sorriso sulle labbra, vedo che alle vostre spalle campeggia il cartello che aveva fatto all'inizio del lockdown. Le chiedo se ne ha pensato uno per la fase 2. Mettetevi la mascherina, non so. Guardi, io penso che, guardi, ne le dico uno tanto per dire, perché poi ho fatto anche un esempio banale che era quello dello scolapasta. Io penso che quest'anno le donne si dovranno comprare il bikini e la mascherina a tinta. Questo problema è un problema che ci dovremmo portare indietro per diverso tempo, cambieranno tante abitudini. Parlavo con i ristoratori, oggi chi non ha un ristorante con una sala capiente, il ristoratore non lo può fare più, perché il personale non lo può più mantenere, perché dovranno ridurre necessariamente i posti disponibili in sala, e quindi molte attività o cesseranno oppure non so se dovranno riconvertirsi in qualche altro tipo di attività. Quindi tutto questo merita un serio approfondimento da chi oggi sta al governo, e deve pensare anche come pensare di dare un'opportunità a chi è stato maestro nella gestione dell'imprenditoria ricettiva del nostro territorio, perché di questo si parla. Le aziende invece, con i protocolli imposti, con le distanze sociali all'interno, sicuramente inizieranno la produzione. Grazie, grazie sindaco. Grazie.
grazie anche a... Grazie a voi. Grazie a Paolo Renzetti, grazie anche a te Paolo, ovviamente a Loris Bennato per la parte tecnica, ovviamente buon lavoro al sindaco, ovviamente come a tutte le istituzioni della nostra regione e non solo. Noi rientriamo continuando il nostro telegiornale con una notizia che riguarda di cronaca, ma che riguarda ovviamente l'epidemia coronavirus. Gli uomini del comando provinciale di Pescara della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro 21.000 mascherine protettive vendute in maniera ingannevole come dispositivi di protezione individuale o riportanti indebitamente il marchio CE, in quanto prive della prevista certificazione, non essendo mai stata conseguita dal produttore e dall'importatore. Le indagini hanno interessato un produttore, un importatore e un distributore dei dispositivi, nonché una rivendita al dettaglio operanti tra Montesilvano, Pescara, Manoppello Scalo e Letto Manoppello. Le tre persone sono state anche denunciate per il reato di frode in commercio che prevede la reclusione fino a 2 anni. La maggior parte dei prodotti veniva pubblicizzata per la vendita tramite brochure e video sui siti internet, traendo in tal modo in inganno i consumatori, convinti di acquistare veri e propri dispositivi di protezione individuale efficaci, nonché recanti marcatura CE, mentre in realtà compravano dei semplici copribocca. Fino ad oggi sono stati sequestrati 28.000 prodotti tra mascherine, guanti e gel igienizzanti per i reati di speculazione sui prezzi o per frode in commercio, sanzionate 7 attività economiche su 103 controllate che continuavano ad operare nonostante le sospensioni imposte e verbalizzati 99 soggetti su 1.890 controllati per aver violato invece le prescrizioni sulle limitazioni di movimenti delle persone fisiche. Andiamo a Teramo perché all'ospedale Mazzini sono diventate chilometriche le liste d'attesa per le prestazioni programmate. Vincenzo Cipolletti, presidente della Commissione Sanità del Comune di Teramo, chiede ai vertici della ASL la ripresa immediata di tutti gli interventi non urgenti all'interno dell'ospedale teramano, struttura ormai totalmente sicura. Tania Bonnici Castelli. Si è riunita per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid la Commissione Sanità del Comune di Teramo, presieduta dal consigliere Vincenzo Cipolletti, medico urologo all'ospedale Mazzini. Non sono mancate frecciate pesanti all'ASL di Teramo, criticata per l'iniziale disorganizzazione nell'affrontare i contagi all'interno del nosocomio teramano. Ma poi le argomentazioni hanno riguardato il futuro, la centralità del Mazzini, ormai messo in sicurezza, dove si deve tornare subito ad effettuare ogni tipo di intervento programmato. Le liste d'attesa in questi 2 mesi di stop sono diventate lunghissime. Durante la Commissione Sanità del Comune di Teramo lei ha affrontato diversi problemi sanitari, però al di là delle polemiche sull'impreparazione dell'ASL di Teramo in questa prima fase dell'epidemia, lei che cosa propone di concreto per affrontare questa seconda fase che sta per iniziare? Certamente bisogna andare oltre. Oggi c'è un problema fondamentale, che in tutti questi mesi non sono state svolte ovviamente quelle attività sia chirurgiche che ambulatoriali che erano state programmate e ci sono tantissime liste di attesa. Lei propone che debba ripartire un po' tutto, presto? Assolutamente sì, perché se ci avviamo verso quel tipo di fase, che è sicuramente è una fase di ripresa e di ritorno a quello che è, era l'attività normale, la vita normale, ovviamente con le difficoltà che ci saranno, ma il primo obiettivo è quello di tornare a svolgere quelle funzioni. Ci sono le evidenze che c'è una lista di attesa lunghissima, oggi quella lista si è di molto allungata, ci sono persone che avevano degli interventi programmati che stanno aspettando da mesi. Quindi, quando potrebbero ripartire questi interventi programmati secondo lei? Secondo me immediatamente, non c'è nessun tipo di attualmente di difficoltà, perché il Covid ad Atrice presso l'ex sanatorio è stata garantita questa buona equipe fra malattie infettive e pneumologie per la gestione dei malati Covid. Il Mazzini può tranquillamente tornare, piano piano ovviamente, però da domani
domani, dico io, da domani, a svolgere questi tipi di attività. Cipolletti infine ricorda i suoi primi anni di professione al Mazzini, un nosocomio di eccellenza, tra i migliori del centro-sud dell'Italia. L'auspicio è che Teramo possa tornare a brillare nel campo delle strutture ospedaliere come una volta, grazie anche alla realizzazione del nuovo ospedale. A Farindola la locale protezione civile ormai ha da anni sviluppato il modello COI, Centro Operativo Intercomunale. Grazie a questa sinergia con altri comuni dell'alta area Vestina si è riusciti ad ottimizzare tempo e materiali. Vestina News. L'anima silenziosa dei territori, dei comuni, coloro che non hanno paura di nulla o quantomeno non lo lasciano avvedere. Stiamo parlando della protezione civile ed in particolare della PIVEC, che ormai da anni si occupa di molteplici compiti di pronto soccorso in caso di calamità naturali, gestione dell'emergenza, per finire con la semplice assistenza alla popolazione. La PIVEC, che come tante si è ritrovata ad affrontare anche l'emergenza zona rossa, grazie all'esperienza maturata negli anni è riuscita a creare una sinergia tra i comuni di Farindola, Montebello di Bertone, Civitella Casanova e Villa Celiera, sviluppando il modello COI, Centro Operativo Intercomunale, sfruttando una sola regia che permette di essere presente sul territorio comunale ottimizzando materiali e mezzi. Il coordinatore Vincenzino De Berardinis. Sì, effettivamente è stato complicato all'inizio, questo devo dirlo. Però diciamo con lo spirito di coordinamento abbiamo attuato il famoso discorso COI su quattro comuni, siamo riusciti ad avere la sinergia dei quattro sindaci che loro diciamo in modo speditivo ci hanno comunicato la effettiva necessità che in quel momento si ravvisava sulla zona e noi prontamente siamo stati capaci di prendere atto di tutto quello che succedeva. Da sempre siamo abituati a trattare le emergenze, questa però è un'emergenza subito, un'emergenza che non riesci a vedere, ti arriva di colpo e non riesci a prepararti. Comunque sia stiamo cercando la prevenzione, con la prevenzione, con la sanificazione, quant'altro di cercare di arginarla questa cosa. Purtroppo è così, ripeto, noi siamo abituati a terremoti, a catastrofi, abbiamo esperienza anche all'estero, ma questa proprio non ce l'aspettavamo. Siamo sul territorio H24, abbiamo anche un numero dedicato, e rispondiamo in qualsiasi momento, dicevo, numero dedicato H24 per appunto per dare una risposta sul territorio, anche perché vista la morfologia del territorio, di aree interne, diciamo siamo rimasti un po' isolati diciamo, dal resto della provincia. Però nonostante tutto riusciamo a rimanere collegati con i quattro sindaci e qui di nuovo li elogio per aver risposto immediatamente a questa fase, a questo nuovo inizio di un centro operativo intercomunale che diciamo viaggerà alla grande sull'area. Mascherine obbligatorie fino al prossimo 3 maggio su tutto il territorio comunale di Fossacesia. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio e prevede una sanzione pecuniaria a carico dei trasgressori. Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe Antonio ha firmato l'ordinanza con cui si obbligano tutti coloro che sono presenti sul territorio comunale all'uso della mascherina protettiva in spazi pubblici e all'interno degli esercizi commerciali la cui attività non risulti essere sospesa e ancora degli uffici pubblici e privati e delle filiali di istituti di credito e degli uffici postali. Un provvedimento che intende assicurare una protezione ancora maggiore rispetto alle misure di sicurezza già prese. Indossare correttamente la mascherina infatti riduce il rischio di contagio, soprattutto se si ragiona in prospettiva futura. L'ordinanza avrà validità sino al prossimo 3 maggio e prevede una sanzione pecuniaria a carico dei trasgressori. Il primo cittadino ha inoltre chiesto alle forze dell'ordine di vigilare con la massima attenzione sull'obbligo dell'utilizzo delle mascherine, confidando ovviamente nel buon senso della cittadinanza. Mascherine obbligatorie, abbiamo un po' anche anticipato quella che sarà la fase 2, cioè da parte del governo, delle regioni, dell'ANCI, Associazione dei Comuni, delle province, di tutti, che cosa si sta organizzando per la fase 2. Si parla insistentemente dell'obbligo delle mascherine. Noi l'abbiamo fatto, io ho firmato questa ordinanza, perché abbiamo visto anche qualche cliente in un negozio di alimentari, abbiamo avuto sollecitazioni insistenti da parte del cittadino. Tra l'altro io ho fatto anche una riunione con i capigruppo di maggioranza e di opposizione e ho firmato questa ordinanza. Del resto, dopo un po' una mia assenza, sto seguendo attentamente di giorno e di notte assieme all'amministrazione tutti i problemi che riguardano l'emergenza coronavirus.
con l'incremento dell'assistenza da parte dei servizi sociali, con l'incremento anche della disponibilità dei dipendenti del nostro comune. Mi auguro sinceramente che si possa passare questa fase molto più drammatica e andare anche a organizzare l'estate con le disposizioni che verranno fuori appunto dal provvedimento che il governo e la regione faranno a brevissima scadenza, comunque prima del 3 di maggio. Cronaca adesso: una bomba carta esplosa la notte scorsa in un parcheggio di Montesilvano in via Dagnese, danneggiando due automobili. Molto violenta la deflagrazione che è stata udita in gran parte della città. Tra i veicoli coinvolti c'è l'auto di un carabiniere, ma non è chiaro se l'obiettivo fosse proprio il suo mezzo. Sul posto, lanciato l'allarme, sono intervenuti i militari dell'arma della locale compagnia, che si sono occupati dei rilievi e sono ora impegnati nelle indagini. Il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna a lanciare l'allarme per la situazione ordine pubblico nelle periferie di Pescara, in particolare nel quartiere di Rancitelli, dove ieri sera sono stati sparati fuochi di artificio, come era accaduto anche in altre occasioni le scorse settimane. Pettinari, guai ad abbassare la guardia, e questo è il messaggio che lei vuole lanciare per quanto concerne le periferie di Pescara, è così? Sì, purtroppo dobbiamo constatare che a Rancitelli, Ferro di Cavallo, Fontanelle in via Caduti per Servizio e in via Rigopiano i focolai dell'emergenza sicurezza non si sono mai spenti e in questi giorni stanno riesplodendo più di prima. Più di prima perché purtroppo gli stiamo un po' meno dietro noi, perché non possiamo fare più conferenze sul posto e quant'altro. Cosa è successo? Intanto non è né la prima né l'ultima volta. Ieri sera ci sono stati fuochi d'artificio al Ferro di Cavallo, assembramenti, grandi feste, sembravano feste popolari. Mi hanno chiamato i cittadini onesti fortemente preoccupati. Si continua a spacciare droga tutti i giorni, dalla mattina alla sera, e questi signori che vanno ad acquistare droga a Fontanelle, al Ferro di Cavallo a Rancitelli e in via Rigopiano fanno assembramento, quindi cittadini onesti a volte sono costretti, quando vanno a fare la spesa, ad aspettare anche mezz'ora per rientrare nelle proprie case. Voi direte perché? Perché questi signori si mettono sulle scalinate, sulle gradinate, precludono l'accesso ai cittadini onesti per rientrare nelle proprie case. Quindi si spaccia droga, continuano a lavorare a tutte le ore. La cosa che mi piange più il cuore per via Rigopiano, perché a via Rigopiano eravamo riusciti a tamponare l'emergenza sicurezza e adesso è tornato tutto come prima. Lì per un periodo di tempo, per un mese e mezzo, la situazione si era tranquillizzata. E adesso anche lì è tornato tutto come prima, ci sono spaccio di droga, occupazioni abusive, quindi permangono le occupazioni abusive, criminali pluripregiudicati che continuano a fare il comodo loro. Quindi un appello alle istituzioni le faccio. Chi governa regione e comune ci aveva promesso miracoli, Ferro di Cavallo, a Fontanelle, vi ricorderete, per l'emergenza sicurezza, non si parla più di nulla, nessuno dice più niente, è tornato tutto come prima. Parliamo di sport adesso, perché il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco, in collegamento Skype con la nostra emittente, ha rilasciato una lunga intervista sull'attuale stop al mondo delle due ruote. Vi riproponiamo i passaggi nei quali parla della tappa abruzzese del Giro d'Italia destinato alla stagione autunnale e del trofeo Matteotti. Siamo riusciti a fare solo la gara di apertura degli Under 23 in Lombardia e in Toscana, per cui di fatto il calendario si è congelato e cerchiamo di poter immaginare, stiamo andando avanti sempre con scenari che mutano di giorno in giorno in attesa delle decisioni del nostro governo, ma di tutti i governi, perché sicuramente la data di ripartenza la possono decidere solo i vari governi e poi questa data di partenza sarà condizionata anche dai vari protocolli sanitari che metteranno in campo. La tappa a tutta abruzzese del Giro d'Italia, pensa che il fatto che il Giro d'Italia sia posticipato praticamente dopo l'estate possa incidere dal punto di vista degli organizzatori sull'appetibilità del prodotto? Ma sai, a metà ottobre si svolgeva sempre il Giro di Lombardia, che è la classica monumento di chiusura, devo dire che negli ultimi anni anche con grandi temperature, molto, molto
molto alte che infastidivano anche il gesto o l'impresa tecnica degli atleti. Non ci vediamo controindicazione, anzi forse in una stagione che sarà difficile a livello turistico, un'immagine così diffusa in tutto il mondo delle bellezze artistiche, paesaggistiche, anche balneari che l'Abruzzo può offrire, penso che sia un ottimo volano per promuovere la stagione prossima del turismo, perché è vero che il Giro d'Italia è un evento tecnico, ma è un evento che impatta molto sull'economia e sulla promozione e valorizzazione del nostro territorio, e credo che quel periodo possa essere davvero utile. E a proposito invece di un'altra corsa abruzzese, il trofeo Matteotti. Noi cercheremo di proteggere tutte le nostre corse in assoluto, salvo quelle che hanno già deciso di non farlo, di farle in maniera differente. Parlo soprattutto del trittico lombardo, perché sicuramente saranno riunite le tre corse, ma perché c'è uno scenario sul territorio che è ancora preoccupante a livello sanitario, per cui probabilmente riuniscono quelle. Tutte le altre cercheremo di comporre, perché è vero che c'è il Tour, ma il Tour partecipano solo 8 corridori per squadra, ci sono gli altri 20 corridori di tutte le squadre che devono correre, oltre a tutte le professional, di cui 3 sono italiane, e tutte le continental che sono 10 che sono italiane, per cui ovviamente avremo una buona partecipazione a tutte le gare e cercheremo di collocarle per, come dire, c'è un calendario World Tour, ma ci sarà anche un calendario nazionale che deve comunque mettere in condizione tutti gli altri atleti di poter correre, di poter svolgere la loro professione, e cercheremo anche di collocarle come è stato negli anni passati per Matteotti, anche per le finalità della squadra nazionale. Alla fine di questa emergenza lei vede un ciclismo migliore, uguale o peggiore rispetto a prima del Covid-19? Ma io vedrò una persona migliore, una persona, ognuno di noi sicuramente ha fatto scuola e ha avuto insegnamenti anche brutti, che sicuramente ci devono far ragionare sul fatto che dobbiamo essere più cittadini italiani, parlare sempre meno male delle bellezze e della nostra democrazia che abbiamo. L'intervista integrale al presidente della Federciclismo Renato Di Rocco potrete seguirla questa sera alle ore 21:45 sul canale 14 ovviamente del digitale terrestre. Il nostro telegiornale termina qui, vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.